e spero che nei prossimi anni Roma possa essere orgogliosa di me. Così parlava dopo il ballottaggio con Gianni Alemanno. Eppure, in 28 mesi a Palazzo Senatorio, Ignazio Marino non ha mai conquistato il cuore della sua città. Il marziano, si diceva di lui. Niente auto blu, niente guardie del corpo. Nel giorno dell'elezione scala il Campidoglio in bicicletta, immagine plastica di un primo cittadino sempre costretto a muoversi in salita. Ultimo atto, prima della fine, le spese di rappresentanza sostenute con la carta di credito del Comune, messe online nel nome della trasparenza. Ricevute, fatture, scontrini, in parte si scopre, non legate all'attività istituzionale. Scoppia lo scandalo. Ho deciso di regalare quei circa 20.000 euro spesi per rappresentanza del Comune alla città. Ristoratori e invitati smentiscono il sindaco, il PD, il suo partito, lo abbandona. In piena estate si celebra il funerale di Vittorio Casamonica. Marino è in vacanza negli Stati Uniti e non rientra. Nella capitale c'è Gabrielli, il prefetto, che Palazzo Chigi nomina di corsa supervisore dell'anno santo. Un consolato, dice qualcuno. Marino prova anche a scherzarci su. Grazie anche per le parole che ho ascoltato dalla mia badante Franco Gabrielli. Di Marino si ricorderanno i viaggi all'estero, 28 missioni in poco più di 2 anni. L'ultima, a Filadelfia, provoca uno scontro tra potere temporale e potere spirituale che non si vedeva da secoli. A smentire Marino questa volta è addirittura il Papa. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro? A fine 2014 c'era stato il Panda Gate, con le multe annullate per la panda rossa del sindaco parcheggiata gratis davanti al Senato. Qualcuno ha falsificato i dati relativi ai permessi di circolazione di cui io disponevo. Ancora l'inaugurazione della metro C, la terza linea della metropolitana di Roma. Non c'è stato nessun problema, una metropolitana perfettamente funzionante. Tutto perfetto, forse no. Il treno si blocca, i viaggiatori restano a piedi. Io mi dovrei iniziare a preoccupare se non mi attacca più nessuno. Certo. Così parlava, sorridendo, poco dopo l'elezione. Non sapeva l'ex sindaco Marino che il peggio doveva ancora venire.